Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora. Come sempre, martedì pomeriggio, giornata di acquisti in edicola, ma non voglio fare uno spoiler degli acquisti, perché come sapete adesso ho iniziato una nuova rubrica del sabato in cui vi mostro tutti gli acquisti della settimana, quindi ve li mostrerò sabato. Man mano nel corso della settimana farò però le recensioni dei singoli albi acquistati. Mamma, e poi fine settimana vi farò, diciamo, un riepilogo di tutto quello che ho acquistato. E credo che in questo fine settimana ci sarà qualche sorpresa. Ecco, non vi posso anticipare nulla, ma qualche sorpresina ve la posso promettere. Ecco, l'albo che vorrei recensire, comunque di cui vorrei parlare oggi è il Classic Text numero 56, che vi mostro, ovviamente come sempre, il cui titolo è Il passo di Conestoga, come sempre vi mostro anche l'Agostina, la quarta di copertina con l'anticipazione della prossima uscita, fra 2 settimane. E in quest'albo, che cosa succede? In quest'albo, diciamo, procede, continua a svilupparsi la vicenda legata a questo gruppo di fanatici religiosi mormoni che eseguono le sentenze del loro tribunale andando a destra e a manca incappucciati con il volto coperto da un cappuccio nero per eseguire queste maledette sentenze del tribunale dei mormoni. Ecco, e ovviamente la loro strada sarà attraversata da quella di Tex e i suoi pars, e quindi immaginate un po' cosa potrà succedere a questa banda di Daniti, così si vengono soprannominati vengono soprannominati i membri di questa setta. Ecco, minuto che sto a spiegarvi la trama dell'albo, lo acquistate e non voglio fare alcuno spoiler. Io invece quello di cui voglio parlarvi è il fatto che, come magari ho detto nel mio precedente video che riguardava il Classic Text, che ogni albo di Classic Text contiene al suo interno 6 albi a striscia di 32 pagine ciascuno, così questa era la numerata, numerati da 1 a 32, da 1 a 32, e con il rispettivo locandina col titolo all'inizio di ogni albo. Questi albi contenuti in questo text, in questo Classic Text numero, ripeto, 56, e sono stati a sua volta pubblicati nel numero 23 della seconda serie gigante di Tex, quella che è attualmente in edicola, la serie regolare che continua a uscire in edicola. L'albo numero 23, il cui titolo era Paiutes col punto esclamativo. Paiutes o Piutes, abbiate pazienza, io non sono sicuro della pronuncia. Credo Paiutes, ma non ci metto la mano sul fuoco. Non sono andato su Google per sentire la pronuncia esatta, però insomma, comunque ha poca importanza. Paiutes o Piutes, il numero probabilmente per noi italiani è stato sempre Piutes, ma credo che si pronunci Paiutes. Questo numero 23, dove però erano contenute, io ovviamente solo in digitale do un'occhiata, erano contenuti ben 15 albi a striscia, partendo proprio dal primo, che è lo stesso contenuto in quest'albo, cioè uno strano messaggio. Ecco qua, uno strano messaggio. Ovviamente io, prima di dirvi, di fare alcune considerazioni, vi dico di quale albo si tratta. Uno strano messaggio, poi andiamo avanti col secondo albo a striscia, vi mostro. Attacco di sorpresa, non a sorpresa, di sorpresa, attacco di sorpresa, ma chissà perché. Comunque, il terzo alba striscia, che era La fuga da Devil's Hill, eccolo qua, vedete, con le classiche illustrazioni degli albi a striscia di Gallup, che bene o male erano tutte simili, insomma, no, non era proprio il top in quegli albi lì. Poi Gallup
espose, diciamo, ci regalò le sue meravigliose tavole negli inediti di Tex Gigante. Per quanto riguarda questi qua, Alberto Astrici, anche perché il formato era quello lì, era limitato, diciamo, come dire, la genialità di Gallup veniva limitata dal formato a striscia, non si potevano fare queste tavole. Però poi dopo, successivamente, anche perché maturò come disegnatore, e quindi ebbe modo di regalarci dei veri capolavori. Ecco, andando avanti, il quarto albo è proprio Il passo di Conestoga, che dà poi il titolo all'intero Albetto di Classic Tex. Andiamo avanti con il successivo, il quinto, che è Piani di guerra. Eccolo qua. Piani di guerra, quinto albo. E per finire con l'ultimo, compreso in questo numero di Classic Tex, e cioè Nelle mani dei Daniti. Ecco qua. Tutti sempre uguali, tutti sempre a cavallo, tutti con lo stesso gilet, tutti incappucciati. La storia dei gilet, guardate, è impressionante. Ma avevano tutti i gilet nei fumetti, nelle strisce di Gallup, questi personaggi, sia buoni che cattivi, tranne i nostri eroi, tutti gli altri erano sempre con gilet, cioè gilet, camicie, pantaloni, tutti uguali. Comunque, detto questo, posso aggiungere che cosa di cui di che cosa vi volevo parlare prima? Volevo parlare prima del fatto che io ovviamente l'ho appena acquistato, gli ho dato una scorsa veloce. Non è che lo leggo il Classic Tex, abbiate pazienza, sono storie lette e rilette nel corso degli anni che non sto a rileggere. Io lo sto acquistando. Ovviamente non è che me le ricordi a memoria, perché è impossibile, le ho rilette più volte, però la memoria fa i suoi scherzetti. Però non mi va di rileggerle ancora, ne ho fin sopra i capelli, sempre le stesse storie. Io le riacquisto, sto riacquistando questa serie di Classic Tex per avere l'intera collezione, perché mi piace avere tutto quello che riguarda in particolare il Tex, ecco, ci tengo, ecco, ma semplicemente per questo. Per quanto mi riguarda, io mi auspicherei invece un'uscita, finalmente. Non succederà mai. Questo lo so che non succederà mai. Non è successo in tutti questi decenni, figurarsi se succederà adesso, perché ormai siamo invasi dalle varie ristampe. Avrei sempre desiderato una ristampa anastatica, cioè praticamente dal numero uno della serie Tex Gigante, della seconda serie Tex Gigante, cioè quella che è attualmente in vendita. Cioè una ristampa proprio cronologica con gli albi anastatica, cioè una ristampa anastatica, cioè uguale, identico, cioè agli albi originali, senza cambiare nulla, senza cambiare assolutamente nulla. Meno che mai queste benedette locandine che sono state cambiate nel corso del tempo con le varie ristampe, tutte queste modifiche. Ma non si può avere una ristampa, come ribadisco, anastatica di questi albi originali. Ma perché non è possibile questa cosa? Io non lo capisco. Francamente, probabilmente ci saranno dietro, non so, la Sergio Bonelli, editore, aveva le sue ragioni che io non conosco. Però, insomma, a me piacerebbe una ristampa del genere, che io acquisterei, piuttosto che si sono inventati adesso sto Classic Tex con questo formato. Poi arrivato a un certo punto, quando Arrivati a un certo punto, quando finiranno, diciamo, le storie degli albi a striscia, che fanno? Che fanno? Lo interrompono questi text? Cioè, non lo so, appena iniziano le storie, gli inediti, che ne so, storie meravigliose, come, me ne viene, che ne so, boh, adesso, che so, Vendetta Indiana, che ne so, per citarne una, diciamo, prima del numero 100. Lo stesso, che so, Super Tex, che fa, non lo ristampano più, perché non credo che possano ristamparlo così in questo formato, che fa un po'. E poi con queste copertine,
tratte dalle serie a strisce. Insomma, a me non è che mi piacciono tanto, perché Gallup sì, ma non in questa fase. In questa fase non è che era il top come disegni, perché anche il formato non glielo consentiva. Dopo, con le cover degli albi giganti. Esplose Gallup in tutto il suo talento, e con le cover e con le storie inedite. Però prima, insomma, non è che fosse tutto sto granché, cioè non è che le strisce, i disegni sembrano tutti uguali, cioè non è che ci sia tutta questa variazione da una striscia all'altra. Le storie, sì, Gianluigi Bonelli era. Detto questo da uno che venera Galeppini, ma per quello che ha fatto successivamente. Detto questo, posso soltanto parlarvi di una chicca di cui parla Frediani nella sua rubrica, quella che c'è sempre in seconda di copertina su Classic Tex, in cui praticamente salta fuori che nella seconda serie Giganti di Tex, solo in tre circostanze sulla cover non appare Tex, ma indovinate quale? Allora, l'albo numero 27 assedia al posto numero 6, l'albero numero 28, un vile attentato, e il 502 uscito nel 2004, che è una trappola per Carson, che vede in copertina Mefisto con, diciamo, con Carson, che Frediani chiama il vecchio cammello, in primo piano. Detto questo, vi saluto con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurando un buon proseguimento di martedì sera, e vi do appuntamento per il mio prossimo video. Un saluto enorme a tutti quanti voi.